porta ai nostri microfoni auricolare, la parte destra, così ti ascoltano, ascolti anche lo studio. Dicevamo con i tuoi compagni prima, un successo importantissimo dopo 5 sconfitte consecutive fa tanto morale oltre che classifica. Sì, per noi questa gara era importantissima, principalmente nella testa, secondo me, perché succede 5 sconfitte, né, che si dice, consecutive, e per noi era... Noi giocavamo bene, però sempre mancava il risultato, e secondo me oggi era importantissimo. Non importava giocare bene, só importava una cosa, 3 punti per noi, per portare a casa, e facevamo bene oggi. A proposito di giocare bene, a Catanzaro tu sei reduce da una prestazione difficile, difficoltosa, soprattutto in occasione dei 2 gol del Catanzaro. Come hai reagito e come ti sei trovato in campo oggi? Se ci pensavi ancora oppure sei riconcentrato su questa partita per cambiare completamente passo? No, o che succede in quella gara è un apprendizzato, si dice questo. Scusa, perché sbaglio un po' a parlare. È un apprendizzato per me. E questa gara è passato, quella gara era passato, e questa è una nuova opportunità di fare meglio, ogni giocatore fare meglio per la squadra, secondo me. Então, quindi pensava solo questa, o che è passato, per me è passato. Senti, quando è uscito Bergamelli ti sei ritrovato a gestire completamente tu la coppia centrale di difesa, cioè te la sei cavata abbastanza bene, come hai visto anche tu un Bogi? Bogi, secondo me, è un bravo ragazzo, ragazzini. Lui sempre si allena bene, si allena forte e stava pronto per aiutarci. Berga, secondo me, è una persona, un difensore, come si dice, una referenza, perché lui è bravo, non solo come giocatore, come persona. E per me è un leader, che sempre aiuta la nostra difesa. E facciamo bene quando lui è uscito e è entrato Bogi. E ha fatto bene, secondo me. Ecco, è importante che Bergamelli possa recuperare. Che cosa vi ha detto negli spogliatoi? Perché noi l'abbiamo incontrato, ci ha detto che ha parecchio dolore, è in difficoltà. Speri che possa recuperare, ovviamente, per la partita con la Vibonese, perché dicevi, appunto, è un leader. Senza di lui è più difficile? Sicuro. Lui, secondo me, è un giocatore bravissimo, un giocatore importantissimo per nostra squadra e per nostra difesa, secondo me. È fondamentale che lui si recuperi più veloce, non lo so che succede, però lui già stava con un problema, stava male, stava giocando con dolore, e penso che domani vediamo che succede con lui, se c'è qualcun problema più grave. Se non dovesse recuperare, sembra difficile ad oggi che recuperi per domenica, ti senti tu ad essere pronto lì, ad essere l'uomo principale della difesa, quello che poi un po' dovrà guidare di più un Bogi, perché sei tu quello più esperiente? C'è e altri che sono, come si dice, più esperienti. Non, questo non è una cosa solo per me, capito? Ma se lui non viene, c'è Marchese che può rientrare, non so o che fa mister, però sono pronti per qualcosa. 5 partite mancano alla fine della stagione regolare, siete ritornati in zona playoff, ci volete restare? Per noi sono 5 finali per noi, non possiamo in altro risultato se non la vittoria, so pensiamo di vincere la prossima gara. Queste 5 gare vi mettono più pressione o più voglia di cercare di agguantare quanti più punti possibili per recuperare un po' quello perso nelle partite indietro? Scusa, non capisco. Parla. Le 5 partite vi danno la forza di voler vincere tutte o vi fanno paura per recuperare quello perso dietro? No, come dici, come aveva detto, o che è passato per me è passato. Pensiamo solo al futuro e secondo non pensiamo in paura, pensiamo solo in risultato. Adesso non pensiamo in giocare bene, non pensiamo in nessuna cosa, solo pensiamo in fare bene e vincere la prossima gara. Direttore Gil vi ascolta, se avete domande da studio per lui, fra poco avremo ospite di grazia. Sì, una domanda semplice per Gil, quanto ha pesato la protesta, la polemica dei tifosi della curva nord? Cioè, avete sentito questa assenza, questa mancanza in curva, o avete pensato solo a giocare, a dare il massimo?
Ha chiesto se i tifosi, il fatto che i tifosi non si siano presentati oggi, non erano in curva, quanto pesa questo e se l'avete sofferto, avete pensato solamente al campo? Secondo me i tifosi per noi sono importantissimi, lo so che loro stanno protestando e è giusto, secondo me, è giusto, però noi tutti quanti noi bisogniamo di loro. Perché Catania, qua in Massimino, è molto forte. Con l'aiuto di loro siamo più forti, capito? Manca molto per noi. E spero che loro vengano nuovamente a aiutarci. Grazie Gil, lo ringraziamo.